Buongiorno. È d'accordo con me se dico che nelle ultime partite sta uscendo forse il miglior armino. Ah, diciamo che pian piano stiamo trovando la giusta condizione fisica e anche il giusto assetto in campo. Questo fa sì che penso che tutti ci esprimiamo nel miglior modo possibile e penso che anche io sto crescendo singolarmente. Per la terza volta consecutiva la squadra non ha preso gol. È questa la via giusta da percorrere, sebbene magari le reti si vedano con il contagocce? La via giusta penso che è questa qui, perché penso che a tutte le squadre fa piacere non prendere gol e riuscire a farne uno in più. In questo momento ne facciamo uno e ne prendiamo zero, prima ne facevamo tre e ne prendevamo due. Penso che alla fine se rimane la prestazione e i 3 punti. Le ultime 2 partite abbiamo vinto 1-0 e 1-0, però penso che sono state tutte e due le partite, due grandi prestazioni, con tutte due squadre molto difficile da affrontare, come a Matera, dove penso che poche squadre riusciranno a vincere su quel campo, e poi col Cosenza che, tutto rispetto, ha una classifica molto bugiarda, che sono calciatori che presi singolarmente sono una squadra di livello molto alto, e penso che pian piano ne usciranno da, no, questa crisi, da questo inizio che hanno avuto molto difficile. Nel primo tempo ha avuto forse la migliore occasione per sbloccare l'incontro. Ma cosa manca ad Armellino oggi per iniziare a segnare? Diciamo che il gol mi manca, non te lo nego. Ci sono andato vicino lunedì sera col Cosenza, speriamo di riuscire a trovarlo al più presto possibile perché sinceramente mi manca. Lei è stato presentato, è arrivato come l'uomo regista. Le vicende del campionato stanno portando un po' a operare, diciamo, le crea problemi No, questo? no, non mi crea Era problemi. abituato a questa posizione? Sì, ripeto, come già altre volte mi è stata fatta questa domanda. Sì, no, no, in passato anche mi è stata fatta, non da lei. Non mi giova niente perché giocare a centrocampo è uguale. Il mister preferisce giocare con Andrea avanti alla difesa che sta facendo veramente bene, come Mancosu ai lati, e noi ci adattiamo a qualsiasi posizione ci chiede di giocare per il bene della squadra. Cosa, lei ha detto giustamente non prendiamo gol da 3 partite, questa difesa che gol ne incassava tanti e spesso cos'è cambiato? Avete Ma ristrutturato il rapporto tra voi e no, penso Mancosu? che è cambiato l'atteggiamento di tutta la squadra, perché quando prendiamo un gol non è colpa della difesa, è come quando lo facciamo è colpa solo degli non è merito degli attaccanti, è un gioco di squadra. Se prendiamo un gol partiamo dagli attaccanti che forse prestano di meno, dai centrocampisti che non accorciano bene, quindi è un gioco di squadra. È tutta la squadra che sta facendo bene in fase difensiva, che forse prima i numeri dicono che prendiamo qualche gol di troppo, non facevamo come bisogna fare. Adesso arriva un trittico di 3 partite in una settimana. Voi come vi sentite atleticamente, visto che con il Cosenza forse è stata la prestazione meno brillante di quelle da quando è arrivato il nuovo mister? Beh, è stata meno brillante anche per merito loro, perché è una squadra che si vede tutte dietro, il Cosenza. Non è che ti fanno fare chissà tante corse di sacrificio, però fisicamente penso che stiamo bene. Sono 3 partite, come dice anche il mister, ne prepariamo una alla volta. Adesso andiamo ad Andria sabato sera, sarà una partita difficilissima, dove anche secondo me loro, ultimi, ma con la rosa che ci hanno, non meritano di stare ultimi, e troveremo un ambiente molto difficile, che so che ambiente barese con quello leccese stanno molto in conflitto, non possono venire i nostri tifosi, quindi troveremo una bella battaglia da affrontare. Però siamo pronti per andare là e portare 3 punti a casa. L'Andrea ci ha giocato altre volte, immagino, vero? Sì, ci ho giocato quando stavo col Matera, con la Regina, sì.
qualche partita, qualche prestazione è rimasta impressa, qualche episodio particolare? No, sinceramente con i 2 anni a Matera non ci ho mai vinto, quindi speriamo che la dea ben data la terza volta ci vinco. In Matera non abbiamo col Matera non ho mai vinto, là. In 2 anni là non ho mai vinto. L'Andre non ha mai vinto? No, Matera. Noi con Matera, io non ho mai vinto là. Mi volete sboccare allora? Speriamo. Questo Lecce secondo lei, nonostante sia primo, nonostante abbia fatto dei miglioramenti, ha dei margini di miglioramento? Perché il mister dopo la gara con il Cosenza si è lamentato sul vostro primo tempo. Lo so, il mister non è mai contento, ce ne accorgiamo anche in settimana, vuole sempre di più perché penso che ha capito e ha conosciuto... come posso dire, ha capito le nostre qualità, quindi vuole che diamo sempre il meglio perché penso che questa squadra possa crescere ancora di più. Noi siamo una squadra forte, dove nessuno lo può negare, quindi sta a noi dimostrare di crescere e di migliorare ancora di più con i risultati, che è l'obiettivo penso che di tutta la città, di tutta la squadra, di tutta la tifoseria. Marco, diciamo che rispetto a Matera la posizione è vero che fai la mezzala di giocare in due, però forse ci sono meno, devi stare più attento alla fase difensiva quanto sembrerebbe, anche se poi ti proietti un po' avanti. Cioè, no, ma sono due moduli diversi, ogni allenatore chiede una cosa diversa e noi, ti ripeto, ci adattiamo a quello che chiede l'allenatore, poi non è che più in difesa o più in attacco. Stanno capitando meno occasioni rispetto a come capitava l'anno scorso, però penso che pian piano capiteranno anche a me. Confrontarsi con un centrocampista che è stato in nazionale, è stato capitano di squadre molto importanti in Serie A, può far crescere, in cosa sta facendo crescere Marco Albertino, centrocampista? Ma il mister... Il mister pensa ancora come da calciatore, quindi questa cosa a noi calciatori può solo che far aiutare. Mentalmente è un passo avanti a noi calciatori di Lega Pro, diciamo, perché qua, poi con le qualità a volte lo vediamo anche giocare in allenamento con noi, e da lui, anche se adesso qualche chilo in più, puoi trarre molte cose su una giocata a un tocco, sulla velocità di pensiero che c'ha, perché anche da allenatore lui ha un pensiero che a noi può solo aiutare. Cioè, per esempio, quando giochi e c'è lui là che mentalmente, quando tu vedi una giocata, lui già l'ha vista 3 secondi prima, e quindi questo può far crescere qualsiasi centrocampista. Quindi siamo fortunati, infatti ce lo diciamo anche tra di noi, centrocampista, ad avere un allenatore che ha fatto la storia in Italia come centrocampista. Senta, se lei guarda la classifica in questo momento, pensa che ci sia una piccola fuga del Lecce rispetto alle altre o no? Non credo, è ancora troppo presto. Anche l'anno scorso ci alternavamo in testa di Questabbia, Lecce e Matera, il Foggia non c'era mai, crisi profonde, poi alla fine sono saliti e hanno staccato tutti, quindi adesso non conta niente, pensiamo partita dopo partita, fa piacere essere primi, però conta esserlo alla fine. Contro il Cosenza, lunedì, c'è stato il massimo di spettatori del mare, cosa significa per voi giocare con un clima così? Un'emozione bellissima. La tifoseria che è a Lecce, penso che in Serie C poche squadre hanno, ti dà una carica in più e spero che aumentino sempre partita dopo partita che abbiamo in casa, perché aiutano molto.